Allora, amiche, amici di Instagram e di Facebook, faccio questo video per rispondere alle domande che mi state facendo rispetto al post che ho messo ieri dicendo che il 28 di dicembre farò una diretta su Zoom e insomma ho chiesto a chi volesse partecipare di contattarmi. Allora, vediamo se mi ricordo le domande che mi fate. Allora, mi chiedete che cosa è Patreon, dove io farò questa diretta interattiva di un'ora, forse anche più, su Zoom con tutti voi, per conoscerci meglio, per interagire, per parlare di tante cose, eccetera. Patreon è una piattaforma, come lo è YouTube. Su questa piattaforma io ho aperto un mio profilo privato, che è Sonia Gray Intellectual Dominance, un profilo privato dove, cercando di gestire chiaramente numeri minori rispetto ai numeri di Instagram e rispetto ai numeri di Facebook, ho la possibilità di interagire in modo più personalizzato, più attento e più pubblicare contenuti, diciamo così, tra virgolette speciali, rispetto appunto ai numeri che girano i grandi social. Quindi Patreon è una piattaforma privata. Per accedere a Patreon basta cercare Patreon fra le app o su Google, scaricarlo, scaricare Patreon, cercare Sonia Gray e cercare Intellectual Dominance. Ora, una volta scaricata l'app, che cosa succede? Una volta che voi mi avete trovata, se volete partecipare a questa diretta interattiva su Zoom del 28 dicembre, dovete iscrivervi. Basta il livello base, quindi basta che accedete con i 3,99 euro. Che cosa succede? Voi accedete col livello base, poi ci sono tutti gli altri livelli che vi permettono molte più cose, ma parliamo della diretta del 28 dicembre. Voi vi iscrivete con 3,99 euro, mi mandate la vostra mail e mi dite che volete partecipare alla diretta. Poi partecipate alla diretta, pagando i 3,99 euro comunque avete accesso al profilo privato, quindi vedete tutti i contenuti che ci sono per l'abbonamento da 3,99 euro, quindi tutte le pubblicazioni che io ho fatto per i 3,99 euro. Poi decidete se volete solo dare un'occhiata al profilo e volete solo partecipare alla diretta del 28, poi cancellate l'abbonamento, così il prossimo mese non si addebita nuovamente. Se invece vi trovate bene, vi piace il profilo, siete curiosi, volete interagire in modo diverso con me, volete accedere a contenuti speciali, eccetera, potete decidere di modificare il vostro abbonamento. Basta poi cliccare abbonamento, fai la modifica e paghi soltanto la differenza. Ma fermiamoci alla nostra diretta del 28 dicembre, perché voglio rispondere alle vostre domande. Quindi, che cos'è Patreon? Ve l'ho detto. Come fare? Ve l'ho detto. Lo scaricate, mi cercate e vi potete abbonare con 3,99 euro e poi potete cancellare l'abbonamento. Mi mandate una mail dicendo che volete partecipare alla diretta, così io poi vi mando il link per accedere direttamente alla piattaforma Zoom. E approfitto per dirvi un'altra cosa. E questa è la diretta del 28 dicembre, che è una sorta di regalo di Natale che io faccio ai miei Patreons, quindi questo è. Allora, approfitto per dirvi una cosa. Qualcuno mi scrive: Sonia, ma perché decidi, soprattutto su Facebook, devo dire, qualcuno anche su Instagram. Allora, voi sapete che io fondamentalmente porto su Instagram e su Facebook il lavoro che facevo in Rai di, diciamo così, comunicazione di servizio rispetto a tematiche di interesse pubblico. Quindi intervisto medici, specialisti, eccetera. Mi sono aperta da un po' di tempo anche alle interviste ad altri tipi di personaggi, cantanti, personaggi filosofi, personaggi pubblici, di reality, VIP e politici. Allora, ad oggi ho intervistato soltanto due personaggi, due donne di carattere politico, che sono Vladimir Lussuria e Daniela Santarchè. Qualcuno mi dice: Sonia, perché hai fatto questa scelta? Sei una di parte, eccetera, eccetera. Allora, voi lo sapete, mi seguite da tantissimi anni, non sono mai entrata in questo tipo di dinamiche, non mi interessa entrarci e mai ci entrerò. Ho fatto la scelta di intervistare intanto, e dico intanto, adesso ho un magazzino video importante, fra poco pubblico Gio Squillo, che tanto vi è piaciuta. Ho fatto la scelta di intervistare Vladimir Lussuria e Daniela Santarchè per dei motivi molto semplici. Intanto perché sono donne, quindi a me piace moltissimo intervistare le donne. Intervisterò anche uomini politici.
Vladimir Lussuria perché è un personaggio particolare e quindi mi incuriosiva e intervistarla, e ne sono stata felice perché comunque è una persona che è riuscita a suscitarmi delle emozioni. Daniela Santanchè, l'onorevole Daniela Santanchè, l'ho intervistata e ho scelto lei per un motivo molto semplice, perché io conoscevo Daniela prima, quando io ero agli inizi della mia carriera televisiva e lei non faceva politica, ci conoscevamo quindi da moltissimi anni, e quindi per comodità, per facilità, ho scelto di intervistare Daniela Santanchè. Quindi quando mi chiedete perché non intervisto qualcuno di una controparte politica, certo, ma perché no? Anzi, se avete qualcuno da suggerirmi che vi piacerebbe ascoltare, ditemelo, cerco di contattarlo, lo intervisto volentieri. Vi ripeto, non faccio nessun tipo di scelta per un, diciamo così, una preferenza di carattere politico. Semplicemente sono preferenze di carattere personali, da persona a persona. Quindi nessun problema a intervistare un politico di una parte, diciamo così, politica diversa da Daniela Santanchè o da Vladimir Lussuria. Datemi il tempo di pensare chi, suggeritemi e lo farò, ok? Ci tenevo anche a dirvi questa cosa. Bene, vi auguro una buona giornata, vi mando un bacio, un abbraccio grandissimi. Se sarete con me su Patreon ci vediamo il 28 per chiacchierare insieme, altrimenti ci vediamo presto sui miei profili.